Ragazzi, 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 ultimamente hanno aperto proprio un bellissimo cinema qui. Voilà, guardate che bello, non ci posso credere. Stavo anche sbagliando strada perché, beh, ecco, perdonatemi, non lo conosco ancora bene. Effettivamente è la prima volta che vado, quindi fammi parcheggiare il mio bellissimo macchinone qui da queste parti. Cioè, macchinone si fa per dire, quindi lo mettiamo qui. Strano che non c'è molta gente, va bene. Comunque, voi andrete a vedere il nuovo film dei supereroi che è uscito proprio quest'oggi in città. Ed effettivamente voglio vedere se hanno dei biglietti per me. Voilà, che bello questo cinema. Ma qui sbaglio, c'era un supermercato tipo Walmart, una roba del genere. Adesso c'è un maledetto cinema. E va bene, meglio in questo modo così. Ce l'ho anche vicino a casa e posso tranquillamente vedere tutti i film che voglio. Voilà, che bello. Oh, salve signore. Sinceramente volevo vedere il mio bellissimo film dei supereroi, proprio l'ultimo che è uscito. Oh sì, certo, mi dispiace ma ecco, ti devo dire che sono finiti i biglietti. Come diavolo sono finiti i biglietti? Non è possibile. Sì, c'è un'elevata richiesta. Guardi, posso un attimo controllare al computer, ma non credo, ti dico subito. Ok, perfetto, va bene. No, non ci posso credere. Dimmi che ci sono dei biglietti. Ah, ti scongiuro, hai novità? Mi dispiace, ma non ci sono assolutamente biglietti. Tutto finito. No, 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 per favore. Ma perché? Ero venuto qui apposta. Ma che diavolo. Fammi riprendere la macchina, ho capito. E tu chi diavolo sei, scusami? Ehi, per caso stai cercando anche tu dei biglietti per il cinema, per il nuovo film dei supereroi? Sì, lo sto cercando, ma perché? Nel senso, hai dei biglietti davvero? No, però lo trasmetto in casa mia. Io ho l'abbonamento a Netflix e beh, ecco, come dire, te lo farò vedere gratis. Scusami, e questo biglietto che avevi in mano che cosa diavolo è? No, nulla, è solo una lista di cose che devo fare oggi, ma non ti preoccupare, è tutto ok. Quindi vuoi venire a casa mia? Ti invito, è tutto gratis, stai tranquillo, magari se vuoi portare qualche snack va bene pure. Ok, va bene, se mi dici che va bene, non c'è nessun tipo di problema a vedere il film in casa tua, assolutamente sì, perfetto. Perfetto, allora seguimi, vieni, vieni, andiamo subito a vedere il film. Sì, ma io ho lasciato la macchina lì, vabbè, spero non sia un problema. Dove diavolo si trova casa tua? È proprio qui davanti, vieni pure. Ok, mamma mia, che casa molto particolare, non mi fido molto. Ma comunque, andiamo a vedere cosa sta succedendo. Salve, nel senso, dove diavolo è che si entra? Scusami. Qui è per vedere il film, entra pure, tranquillo, entrerò anche io dopo. Sei sicuro? Spero di sì, aia, ma che diavolo. Nel senso, dove diavolo è il film? Beh, lo trasmetterò tra poco. No, 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 fammi uscire, voglio uscire. Non è vero che trasmetti il film, qui non c'è proprio nulla. Non è che mi è intrappolato qui dentro, per favore, non dirmelo. Bene, 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 oh, oh, sei cascato nella mia trappola, lo sapevo, sei stato troppo stupido. Ma come hai fatto a cascarci? Beh, direi che ora vado a intrappolare subito gli altri e li porto qui con te. Quindi, goditi il tuo soggiorno qui. Arrivederci. No, 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 per favore, ma che diavolo. Ma no, 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 non ci posso credere. Devo uscire immediatamente da qui, devo chiedere. C'è un codice da... fammi vedere, 6, 7, 8, 9. No, non credo sia questo il codice, non ci posso credere. Ah, non ci credo, è tutto completamente sbagliato. Sto impazzendo. Ah, devo poter uscire da qui immediatamente. Come diavolo è possibile una cosa del genere? No, nel bagno non posso andare. Però, aspetta, 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 posso provare... barriere invisibili? Com'è possibile una cosa del genere, delle barriere invisibili? Posso però provare a rompere questo blocco? Bene, 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 ci penso io adesso. Sì, 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 ci penso io. Escirò da qui assolutamente, assolutamente sì. Che diavolo. No, non ci posso credere, i blocchi respawnano. Non è una cosa possibile, per favore. No, 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 no e no. Ah, come diavolo farò ad uscire? Quindi se tutti i blocchi respawnano vuol dire che anche questo respawna. E anche questo, anche questo, anche questo. Ah, maledizione, com'è possibile che mi sono fidato di uno sconosciuto? Non dovevo fidarmi, lo sapevo. Oh, ma perché, mi chiedo? Marques, ma che ci fai qui? Aspetta, ti aiuto. Come diavolo hai fatto a farmi uscire? Dovresti rompermi anche questo blocco sopra se vuoi. Scusami, posso chiederti come hai fatto a farmi uscire da qui? Stavo impazzendo per uscire. Non ti preoccupare, ne parliamo dopo. Ma se devo dirti una cosa importante, ti assicuro che non devi fidarti della persona che hai incontrato prima, davvero. Ok, infatti ho sbagliato a fidarmi, lo so. Ma ancora mi chiedo, com'è possibile una cosa del genere? Cioè, nel senso, mi hai rotto tutto in un solo... Vabbè, non mi faccio domande. Quindi, ecco, piacere comunque. Mi chiamo Marques, e come ti chiami? Vedo Violetta, giusto? Esatto, è il mio nome. Ok. Ok, e da quanto che sei in città? Da tanto tempo o è ultimamente sei arrivata? In realtà sto da poco tempo. Sei curioso di conoscermi? No, 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 è giusto per curiosità, perché sai, non ti ho mai visto e poi hai un aspetto un po'... Vabbè, comunque ti ringrazio per avermi veramente liberato. Molto gentile sei stata. Figurati, quando vuoi, ma mi raccomando, attenta a lui. Ok, va benissimo, sì, hai ragione, sarò molto più attento. Solo una cosa, Violetta, prima di andarmene posso farti una domanda? Sì, dimmi. Beh, ecco, sinceramente non vorrei che rincontri di nuovo
quell'uomo e mi riporta di nuovo in prigione per l'ennesima volta, come posso fare per, ecco, difendermi da lui? Beh, potrei provare forse a insegnarti come essere un supereroe come me. Supereroe come te? Scusami, perché sei un supereroe? Non dirmi cavolate. Ovvio che sì. Aspetta, stai volando davanti a me? Ma stai scherzando cosa? No, no, è tutto vero. Posso insegnarti forse. Saresti disposto? Oh mio Dio, sì. Cioè, vuol dire che te mi addestri come supereroe, questo? Sì, ma non sarà facile. Quindi devi essere disposto ad allenarti duramente e a seguire i miei insegnamenti. Ok, va bene, certo. Se tu sei un supereroe, assolutamente sì, va bene. Ma tu che poteri hai? O per il momento non puoi dirmeli? Diciamo che sono un po' segreti. Inizieremo proprio con il volare, che è già di per sé molto difficile. Quindi col tempo lo capirai. Va benissimo, va benissimo. Quindi allora dobbiamo fare, mi hai detto, un addestramento per il momento, giusto? Sì, e dovrai sudare tanto. Oh mio Dio, non dirmi che è veramente difficile. Eh certo, mica io l'ho imparato in qualche giorno, mi ci è voluto mesi. Ok, immagino. Quindi sei una supereroe super esperta o sbaglio? Esattamente. Ok, è giusto una cosa, il livello di difficoltà di questo addestramento? Over 9000, assolutamente. Oh mio Dio, tu mi stai dicendo che... Aspetta, nel senso, io sono l'unico candidato o hai altri candidati tipo che già stanno provando a fare l'addestramento? Diciamo che tu potresti essere il mio pupillo. Ok, tipo una sorta di aiutante, vero? Sì, magari potresti anche diventare più forte di me. Va bene, ok, sono carico, mi hai caricato abbastanza, perfetto. Allora direi che possiamo partire direttamente con l'addestramento, va bene? Infatti, let's go. Questo è il primo livello per l'addestramento, vero? Esatto, è solo il primo, poi più in là ce ne saranno anche di molto più difficili, quindi okay. Vedremo di che pasta sei fatto. Perfetto, mi puoi spiegare in breve come funziona, così almeno mi preparo subito? Beh, è molto semplice, devi saltellare sui blocchi, ovviamente cercando di non cadere, man mano sarà sempre più complicato. Ok, quindi un parkour più o meno, vero? Esatto. Ok, perfetto, e perché c'è un'altra persona? Chi sarebbe lui? Beh, ovviamente non è solo questione di velocità da singolo, dovrai sfidarti con una persona e lui è il tuo sfidante. Ok, quindi mi stai dicendo che il primo che arriva vince? Esattamente, quindi dati da fare. Ok, perfetto, allora io ci provo, va bene? Mi dai tu un countdown per partire? Certo, allora ai vostri posti. Perfetto, pronti? Sono pronto. Via. Ok, perfetto, allora io spero solo di riuscirci, mi sembra abbastanza comunque facile, vedo, no? Certo, guarda, è già caduto il tuo avversario. Come devo? Sono caduto anch'io, però se io posso utilizzare questa scala per saltare il livello, non credo sia un problema, sì, no? Certo, certo, vai avanti, prego. Ah, ok, va bene, che strano, sembra tipo che mi sta aiutando, ma va bene, non voglio farmi domande. Ma perché quello lì cade sempre? Non ci pensare, vai avanti, completa il livello. Ok, va bene, sai com'è, è un po' difficile, però ci provo, ok, perfetto. Bravissimo. Credo sia un problema da partire da questa parte. Non c'è problema, ecco qua. Delle scale per salire, se me le metti un po' più in basso, magari anche un'altra ancora, non... Ok, perfetto, ed è giusto una cosa del genere secondo te? Ma tu fai troppe domande, continua a fare il livello, forza che ti sta superando. Ho capito, nel senso non vale, però mi sta superando. Va bene, non mi faccio domande, sono caduto anch'io, maledetto. Credo che sto andando bene, giusto Violetta? Sì, benissimo, è il mio pupillo. Ma scusami, quello lì è caduto di nuovo. Basta fare domande, forza, vai avanti. Va bene, vado avanti, sono caduto, c'è un problema, oppure se mi dai delle scale posso risalire subito. Ok dai, questa volta lo voglio rifare da zero, non voglio barare troppo, anche perché non capisco perché, sembra che sono il tuo preferito o sbaglio, Violetta? Potrebbe essere, non lo so, però sembri molto promettente, potresti imparare molto velocemente da me. Ok, dannazione, sono caduto, posso utilizzare queste scale? Certo, corri, sbrigati, fammi fare giusto una piccola cosa, ok, sì, perfetto. Ok, sto togliendo tutte le scale, va bene, non voglio farmi domande. Ok, sono all'ultimo livello, dopodiché direi che sono arrivato primo, giusto, se supero esatto. Questo? Ok, perfetto, quindi dammi solo un attimo, questo è un po' più difficile effettivamente, però ci sto riuscendo. Sono caduto, posso saltare e passare direttamente qui sotto? Beh, certo, ecco qua le scale, se vuoi posso dirti la strada giusta, basta che vai dritto. Basta che vado dritto, così semplice, dannazione, esatto. Va bene, mi sembra un po' irrispettoso, ma vabbè, non mi faccio troppe domande. E beh, direi che sono arrivato primo, lui è ancora bravissimo, lì. Bravissimo, hai vinto, congratulazioni. Grazie mille, perfetto, lui è arrivato, beh, è arrivato dopo, quindi io direi che ho passato la prima sfida, vero? Esatto, bravissimo, lui fa schifo, lascialo stare. Quindi ora mi stai dicendo, non è solo questa la prima sfida, vero? No, è solo l'inizio, ma
ma stai andando benissimo. Perfetto, grazie mille. Allora sono pronto per passare alla prossima sfida. Andiamo. Questa mi puoi spiegare un po' come funziona? Diciamo che adesso imparerai effettivamente a volare. Quindi utilizzerai esatto, okay, utilizzerai le tue prime ali. Quella è la cassa che devi utilizzare, che ti servirà proprio per volare. Ok, perfetto. Quindi delle elitra. Non ho mai visto un'elitra del genere, ma comunque va bene. Fammi vedere le sue. Ma lui ha delle ali diverse, Violetta. Beh, perché tu sei il mio pupillo, ovviamente. Fai ancora troppe domande. Ti basta quella cassa. Ok, va bene. Allora, quindi mi puoi spiegare effettivamente come funziona? Con l'utilizzo di quella cassa poi dovrai volare e attraversare tutti gli anelli lì in fondo fino ad arrivare alla fine. Ok, quindi da come ho capito, il primo che arriva alla fine vince, giusto? Esattamente, ma sono sicura ce la farai. Ok, perfetto. Allora puoi fare un countdown. Sono prontissimo per partire. Ok, Alma, via. 3, 2, 1, via. Ok, perfetto. Ok, andiamo. Violetta, sembra che le mie elitre vadano molto molto più veloci. È normale una cosa del genere? No, va tutto bene, stai andando benissimo. E sei solo tu fortissimo. Ok, direi che sono quasi arrivato alla fine. Ok, finito il primo di tutti. Bravissimo. Perfetto, mi sembra anche questo un po' ingiusto, ma non mi voglio fare domande. L'importante è che ho finito, no? Esatto, bravissimo. Beh, ma l'altro ragazzo dove è andato? Vabbè, lascialo stare, avrà sicuramente perso e quindi si starà ficcando sotto il terreno. Posso vedere, Violetta, un attimo le sue elitre? Giusto per curiosità, ecco. Ma no, mi sembra... non serve, ma perché sei così bravo? Ti basta sapere che sei bravo. Beh, puoi darmi delle elitre per favore, ecco, giusto per curiosità. No, non serve che le guardi, ma vanno benissimo le tue, insomma. Ok, va bene, allora tienile. Ok, perfetto, quindi anche questo livello l'ho superato io, giusto? Esatto. Beh, mi sembra abbastanza semplice comunque, cioè nel senso, vedi, si è buttato di sotto, ma poverino. Non è poi così tanto rispettoso farmi vincere sempre, Violetta. Tu semplicemente sei nato bravo e pronto per fare il supereroe come me. Ok, va bene, non voglio farmi altre domande. Perfetto, allora direi che possiamo passare alla terza sfida, no? Esatto, andiamo. Allora, Violetta, come funziona qui? Vedo che siamo dentro una piramide, ci sono tanti mob. Mi spaventa questa cosa. Ma non ti deve spaventare, è molto semplice. Ovviamente chi ne sconfigge di più nel più breve tempo possibile vince. E adesso ovviamente vi darò l'arma e l'armatura per proteggervi. Ok, va benissimo, perfetto. Dammi pure le cose, sono prontissimo. Oh, mamma mia, che armatura, che spada, voilà. Scusami, è normale con una spada del genere? Ma sì, sei il mio pupillo, no? E lui, c'è qualcosa di differenza? Ma vabbè, non mi farò domande anche per questa volta. Oh, mamma mia. Scusami, Violetta, com'è possibile che con un colpo l'ho fatto fuori? Beh, questo è il tuo super potere che sta crescendo sempre di più man mano che completi le sfide. Ok, va bene, quindi va bene. Inizio ad ammazzare il più mob possibile. Quindi chi ne ammazza di più vince, giusto? Esatto, quindi corri ad ammazzarli. Mamma mia, Violetta, credo che ci sono tanti mob. Però non dovrebbe essere un problema per me, no? No, perché sei fortissimo e stai diventando sempre più forte. Dai che ce la fai. È vero, ci sono anche questi... Ma che cosa sono questi cosi rossi? Sono potentissimi, credo. Oh, ma nel senso, con un colpo l'ho fatto fuori. Sì, perché il tuo potere cresce e non senti qualcosa dentro di te. Sì, più o meno sento che sono fortissimo. Ok, perfetto. Ma hanno appena ammazzato l'altro, quello lì che stava combattendo, ecco. Ma sì, perché è così debole. Tu invece sei un'altra spanna. Mamma mia, è così facile. Anche se mi sembra un po' ingiusto e mi dispiace per lui. Però se te mi dici che va bene, io continuo, eh. Ma non ti deve dispiacere, è una mezza cartuccia. Ok, va bene. Quindi teoricamente mi rimangono solo questi zombie maledetti da far fuori. E direi che ho fatto tutto quanto, no? Giusto? Esattamente, in pochissimi secondi. Vedo ancora altri golem, quindi devo ammazzare anche questi? Ma sì, one shot ce la fai. Ok, perfetto. Mamma mia, ma è fantastico ammazzarli tutti. Ok, morite. Bene, è stato semplicissimo, Violetta. Sì, hai visto? Non ti senti meglio? Mi sento molto meglio, ma mi dispiace per quel ragazzo, effettivamente è poverino. Ma non ti devi dispiacere per gli altri, devi pensare a te. La tua carriera crescerà tantissimo quando diventerai uno di noi. Ok, effettivamente hai ragione, ecco. Bene, ho un'ottima notizia da darti. Oddio mio, va bene, dimmi che notizia. Sei diventato ufficialmente un supereroe. Davvero? Esatto. Oh mio Dio, che bello. E ciò che cosa comporta? Beh, questo comporta ovviamente essere un supereroe come noi, avere i vantaggi. I vantaggi sono anche di magari stare sempre insieme, perché dovremo lavorare, fare compiti importanti, e magari anche uscire insieme. Vivere insieme, sì. Cioè nel senso, fare il supereroe mi comporta tutto questo.
questo? Beh, non è così male, insomma, non è che devi faticare troppo sei già molto forte, no? Beh, hai ragione, effettivamente. Va bene, perfetto, però sai cosa? Io volevo vendicarmi contro quell'uomo cattivo. E ora che sono un supereroe posso farlo, no? Ah, però stai correndo un po' troppo. Qui bisogna fare però dei piccoli lavoretti. Infatti ti darò 3 compiti importanti da fare. Oh, va bene. E poi però mi prometti che mi vendicherò contro di lui, ok? Ti aiuterò. Perfetto, allora mi puoi subito dire il primo compito. Sono pronto per partire. Effettivamente mi è arrivato proprio una comunicazione importante. Dobbiamo andare a un posto dove c'è un ladro che è pericolosissimo e dobbiamo andare a salvare le persone lì. Ok, posso sapere il posto almeno? Te l'hanno detto? È un posto dove si fa sushi. Ah, va bene, perfetto. Ok, allora dobbiamo andare verso la città. Dai, andiamo, sono prontissimo. Ecco qua, questo è il posto. Vai e fatti valere. Ma scusami, oh mio Dio, c'è un ladro lì dentro. Ma scusami un attimo, te non mi dai una mano? Eh no, sei un supereroe, sei forte quanto me, ce la puoi fare da solo. Oh mamma mia, va bene, ci provo, spero di farcela, ok? Vai, buona fortuna. Maledetto ladro, oh, vieni qui come una minigun. Scusami, come diavolo è possibile che non muoio? Ho della resistenza. Wow, ora sì che sono un vero supereroe, non muoio mai. Ah, vieni qui, ti farò fuori, ma maledetto ladro, ma com'è possibile? Non riesco ad avvicinarmi. No, mi devi far avvicinare. Ho una spada super potente, è impossibile che non muori. Guardate, ti devo far fuori, maledetto. Come diavolo è possibile che non muore? È super resistente anche lui. Aiuto, sta spaccando tutto il locale. Credo che sto facendo una pessima figura, però mi devo assolutamente muovere. Vieni qui. Sì, spacca tutto, ora ci penso io a te. Ma è possibile che non mi fa assolutamente avvicinare? Difficilissimo, aiuto. Ti devo far fuori a tutti i costi. Guarda, maledizione, maledetto ladro. Dove diavolo è andato? È morto? L'ho fatto fuori. Sì, ce l'ho fatta, non ci posso credere. Violetta, ce l'ho fatta, hai visto? Hai visto, io lo sapevo, ce l'avessi fatta, bravissimo. Ok, ma ho scoperto che effettivamente era supereroe, ho anche resistenza e non ho nemmeno più fame, sono veramente imbattibile. Esatto. Ok, perfetto, bene, ora hai altre missioni da farmi fare? Allora, ne ho appena ricevuta una e c'è un uomo che sta annegando vicino al porto, quindi bisogna assolutamente correre lì. Ok, va bene, quindi il porto della città dovrebbe essere qui da questa parte, perfetto, devo salvarlo io, giusto? Esatto, è il tuo secondo compito, quindi corriamo. Ok, va bene, andiamo allora, il porto dovrebbe essere qui da queste parti, quindi mi hai detto sai più o meno dov'è che si trova? Dovrebbe essere zona porto. Forse allora lì c'è uno yacht, potrebbe essere lì o magari, non so, dimmi te dov'è che devo andare? Penso proprio di lì. Quindi vicino allo yacht, giusto? Sì, esatto. Ok, va benissimo, sott'acqua riuscirò a nuotare tranquillamente, vero? Ma sì, ce la puoi fare. Ok, fammi partire, mamma mia, ma Violetta è normale che vado così veloce? Vediamolo sei. È normalissimo che vai così veloce, stai diventando sempre più forte ogni sfida che fai. Ok, effettivamente riesco anche a respirare benissimo sott'acqua, ma è fantastico. Beh, potresti addirittura vivere sott'acqua con i tuoi poteri. Si dovrebbe trovare qui la persona, eccolo qui, sta annegando. Ah, poverino, vieni dai, per favore, alzati, vai sopra. Violetta, credo di star andando bene, credo, sì, non lo sto salvando. Sì, andando benissimo, vai. Ok, perfetto, eccolo qui, ce l'ho. Ok, perfetto, lo posso prendere e lo posso portare direttamente a riva, giusto? Sì, esatto, corri con la tua super velocità. Corriamo, no, non ci posso credere, è rimasto qui, non riesce nemmeno a nuotare bene, fammelo prendere. Ok, arriva. E teoricamente la missione è compiuta, giusto? Esatto, come sei bravo, altruista. Credo che sto andando abbastanza bene, no? Ho fatto un ottimo lavoro, vero? Tenendo perfettamente. Ok, è salvo. Ok, perfetto. Tutto bene, signore? Beh, tutto bene, ma ti ringrazio, davvero stavo per morire. Ma si figuri, non c'è di che, sono qui per questo d'altronde. Perfetto, Violetta, allora dimmi pure l'ultima missione, giusto? Esatto, è l'ultima e proprio sta succedendo in questo momento. Vedi quelle fiamme, devi andare a spegnerle immediatamente. Ok, vado subito. Come vado? Devo utilizzare la minitra, vero? Ovviamente, vola. Ok, perfetto, vado subito. Mamma mia, che diavolo sta succedendo qui sopra? Ok, piano, che devo spegnere tutto. Arrivo, sì, vi salvo tutti, state tranquilli, tutto bene. Finché c'è Marquez, supereroe, è tutto a posto, vero? Sì, più o meno, sì, guarda là, sto salvando tutto. Spero di star andando bene. Ok, devo scendere anche giù, mamma mia. Come diavolo è possibile che c'è tutto questo fuoco da questa parte? Non è possibile una cosa del genere. Mi devo muovere prima che ovviamente bruci tutto qui davanti. Ok, perfetto, questo dovrebbe essere l'ultimo, pezzo di fuoco. Tutto bene, Violetta? Sono andato bene? Sì, sei andato splendidamente, bravissimo. Ok, perfetto. Ora, dimmi, ho finito tutte le missioni, quindi cosa posso fare? Mi avevi detto che avevi un obiettivo, no? Oh, vero, mi sto solo ricordando adesso. Posso ammazzare l'uomo cattivo per vendicarmi, vero? Esattamente. Ora hai campo libero, sei fortissimo, sei un supereroe. Ce la puoi fare.
Ok, perfetto, è l'unica cosa che ho bisogno che mi aiuti, sai, ecco, puoi venire con me? Perché non hai bisogno di me? Sei già fortissimo, abbiamo quasi lo stesso potere. Sì, ho capito, però sai, ecco, lui è molto forte, credo sia anche veramente un uomo cattivo, non solo per dire, ma proprio perché sei molto cattivo. Mi potresti aiutare, ti scongiuro? Beh, tecnicamente non potrei e soprattutto non voglio rischiare la pelle, ma sono sicura che ce la farai. Ne ma sono è così tanto pericoloso? Pochino. Va bene, allora io vado, senti, ce la metto tutta, ok? Sì, ce la farai, buona perfetto. Fortuna. Grazie mille, ci vediamo dopo. Dovrebbe essere qui da qualche parte, lo sto cercando. Bene, 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 ora sì che sono un supereroe, lo posso far fuori. Dove scappi, maledetto? Uomo cattivo ci hai provato ad imprigionarmi, vieni qui, ehi, parlo proprio con te, maledetto. Che diavolo vuoi? Bene, 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 cosa mi hai fatto prima, te lo ricordi? Ehi, posa subito con la spada. Assolutamente no, ora sei nelle mie mani, ti farò fuori, prenditi questa. Oh, come diavolo è possibile che non è morto? Ah, mi sembra troppo strano. Ti sconsiglio di avvicinarti ancora un po'. Guarda cosa posso diventare. Sei sicuro? Va bene, prenditi. Oh, come diavolo è possibile che non muore? Sta diventando più grande o sbaglio? Esattamente, non ti conviene. Ah, sei sicuro? Guarda che non mi arrendo. È diventato ancora un pochettino più grande. Come diavolo è possibile? No, 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 lo devo far fuori a tutti i costi. No, 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 devi morire, per favore, muori. Ce l'ho fatta, non ci posso credere. Sì, 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 ce l'ho fatta, ragazzi. Assolutamente, sono diventato fortissimo. Però ora che ci penso, è stato tutto bello avere, ecco, una fidanzata supereroe e diventare fortissimo, avere questa spada super forte. Però c'è qualcosa che non mi torna. Secondo me Violetta mi ha solo sfruttato per avere un ragazzo come me al suo fianco che gli facessi compagnia. Non lo so, perché ora mi lasciano andare da solo. Devo andare a parlare assurdamente. Chissà dove diavolo si troverà Violetta. Ah, proprio qui dietro l'angolo eri. Mi stavi guardando per caso? No, ma comunque parlami, com'è andata la sfida? Bello, ho fatto fuori, avevi dubbi? No, ovviamente, ti ho detto che ce l'avresti fatta, no? Ok, perfetto. Beh, allora, cosa intenzioni di fare adesso? Beh, se ti ricordi, ti avevo accennato che potevamo fare una cenetta insieme, uscire. Sai cosa, Violetta? Io credo che tu mi stai un po' sfruttando. Non so come dirtelo, ecco, però mi ha avvantaggiato così tanto e mi ha dato delle spade super potenti, un motore potenti, delle ali potenti, solo perché secondo me eri innamorata di me, vero? Ma no, ovviamente no, perché so che sei veramente molto forte e sei diventato un supereroe come me, quindi perché ti ho visto come un futuro supereroe, insomma. Non è vero, mi ha avvantaggiato troppo, dimmi la verità. Era per quel motivo che ti ho detto, vero? Sì? Ho capito, ecco perché mi ha avvantaggiato. Maledetta, muori! Direi che il problema è risolto.